Fare del Gran Sasso non solo un simbolo di territorialità, ma anche e soprattutto un brand appetibile da lanciare sul mercato turistico italiano e non solo, approfittando del traino che, in tal senso, potrà dare l'Expo 2015 previsto a Milano. Un progetto assai ambizioso che, è stato spiegato nel corso di un incontro svolto nella cornice suggestiva ed affollata dell'opificio di via Sotto gli Archi a Santo Stefano di Sessanio, dovrà muovere da tre concetti fondamentali, quelli di identità, qualità e soprattutto sinergia. Parte dal basso, dai sindaci sicuramente, dagli usi civici, però parte anche dagli operatori, perché un progetto turistico funziona a due condizioni, come ho cercato di dire. Se da una parte c'è dal basso, diciamo, gente che decide di investire, decide di creare, e dall'alto ci sta qualcuno che mette a disposizione risorse e strumenti. Ecco, questo la regione lo farà. L'Italia è il paese che deve investire sul turismo sostenibile, sugli hotel diffusi, sulla natura integrata all'arte, e qui ci sono tutti questi elementi insieme. È una grande prova di rilancio, è un modello che noi vogliamo costruire nel paese, quindi la mia presenza qua oggi significa sostenere, aiutare e anche investire come esempio per il resto d'Italia. Sinergia tra enti d'ambito ed amministrazioni a tutti i livelli, come esemplificato in maniera chiara dalla presenza sia dei sindaci, i cui comuni afferiscono al territorio del Gran Sasso, sia dei massimi esponenti dell'istituzione regionale, ma soprattutto tra le due macro aree rappresentate dalla politica locale e da quella nazionale, con la prima che deve avere il ruolo di promuovere la spinta progettuale e la seconda incaricata di ascoltare, raccogliere le istanze e dargli concretizzazione. Tutte le attività culturali di qualità che si svolgono ad Aquila si inseriscono in un progetto turistico. Non casualmente questo distretto turistico mette assieme imprenditori turistici, albergatori, ristoratori, ma anche attività culturali, per far intendere la nuova dimensione, quella voluta fra l'altro dal ministro Franceschini, è l'integrazione turismo-cultura. Tornando al progetto di costituzione del distretto turistico, un primo germe di quello che dovrebbe diventare il sistema Gran Sasso era stato già mostrato nel corso del Festival della Montagna svolto all'Aquila ad inizio ottobre. Un evento che aveva messo sotto la lente di ingrandimento l'ampio ventaglio di potenzialità e possibilità nelle corde della più alta montagna della catena appenninica. Noi abbiamo fatto dei progetti importanti che riguardano appunto il Gran Sasso in generale, ma comunque tutta la montagna abruzzese, soprattutto riguardanti ad esempio quelli più importanti sono lo snowpark e il bike park, di cui oggi faremo una presentazione importante, e le 20.000 presenze insomma, che ci sono state al Festival della Montagna ci hanno dato una grande voglia di continuare così e di fare bene per il nostro territorio.